Recording is on. Buon pomeriggio e ben arrivati al Laboratorio di Formazione e Lettura Psicoanalitica per l'appuntamento del sabato pomeriggio con gli incontri CON. Prima di passare la parola per i saluti e la presentazione per il lavoro di questo pomeriggio. Ricordo ciascuno. Di avere cura che il proprio microfono resti silenziato, si può attivare personalmente quando si interviene, e la prenotazione per l'intervento avviene con le due modalità consuete: per alzata di mano con l'icona posta in basso oppure attraverso la chat. Allora. Fatte queste premesse, direi che passo la parola a Giancarlo Gramaglia e poi a Dario Russo per la presentazione della dottoressa Pigozzi. Prego, mi silenzio. Grazie, solo proprio per un saluto a Laura Pigozzi, per, perché secondo me oggi io direi che bisognerebbe prendere, avere già idea di prendere qualche appunto un po' particolare perché quel che dovremmo, che fortunatamente non dobbiamo andare a sentire ma che avremmo piacere di sentire, potrebbe anche mettere lì delle cose molto importanti che adesso non voglio ancora anticipare nulla, ma e questa faccenda eh, del diciamo per adesso dico solo del complesso tra sorelle eh, potrebbe essere avvicinato a qualche altro complesso che conosciamo molto bene e quindi eh, ci sarebbe anche da chiedersi che forse eh, c'è stato anche un cammino da freud eh, e quindi non, non è, eh, è, è estremamente molto importante, secondo me, quello che eh, andiamo a sentire. Perché questo rapporto qui non è che sia stato molto lavorato e ci sia stata molta attenzione. E infatti, ringrazio in modo molto particolare Laura Pigozzi di aver messo in evidenza questa questione. Per adesso mi fermo qui perché volevo solo creare un po' di suspense. <ride> grazie. Allora, grazie Giancarlo Gramaglia. Eh, L'intervento di oggi, di fatti, a cura della dottoressa Pigozzi, si intitola Sorelle, il mistero di un legame tra conflitto e amore del 2021, edito da Rizzoli. Allora vado a presentare la dottoressa Pigozzi. Allora, Laura Pigozzi in realtà è una psicoanalista, saggista e insegnante di canto. Dedica particolare attenzione alle nuove forme di legami familiari, al femminile, alla questione della voce e del fare arte. Vive e lavora a Milano e a Pesina. È rappresentante italiana delle seguenti associazioni psicoanalitiche europee. Perdonatemi per la pronuncia, ma allora, eh, Fondazione Europea della Psicoanalisi, eh, poi CRIVA, Centro Ricerca Internazionali, Analisi e Voce, eh, L'Apsus de Toledo. Ed è nel comitato scientifico e docente della Società Italiana di Musicoterapia Psicoanalitica e ne dirige la sezione milanese. Collabora alle riviste 00.it, Gli Asini e a riviste di psicoanalisi francesi e spagnole, ospite di trasmissioni Rai e radiofoniche. È autrice di libri, e ne citiamo soltanto alcuni, quindi andremo a leggere Troppa Famiglia Fa male come la dipendenza materna crea cittadini bambini del 2022, il plus materno, la solitudine delle madri in un'epoca che chiede troppo, eh, edito nel 2018, chi è la più cattiva del reame, madri, figlie e matrigne nelle nuove famiglie del 2016 e scrive sul blog riflessioni. Ah, no, riflessioni brevi nel sito www punto pigozzi.info. Bene, dopo questa bella presentazione, lascerei la parola alla dottoressa Pigozzi. Eh, andremo avanti, grosso modo, fino alle 6, 6 e 10. momento in cui poi magari interrompiamo per lasciare spazio a domande, riflessioni, approfondimenti. Eh, e quindi niente, Buon ascolto, buona relazione e grazie fin da principio alla dottoressa Pigozzi. Allora, grazie mille a voi di questo invito, sono particolarmente felice di essere ancora una volta qua, come l'anno scorso. Allora, sì, ringrazio in particolar modo Gramaglia perché effettivamente, dottor Gramaglia, perché effettivamente. Eh, questo lavoro è molto, anche molto ambizioso, se vogliamo, da un punto di vista mh, del collo della collocazione eh, dentro una riflessione mh, della psicanalisi. E, e quindi sono particolarmente contenta che qualcuno perché non è successo molte volte che qualcuno abbia colto eh, questa, questa particolare importanza. E, perché in effetti qua si tratta di fare una cosa abbastanza nuova. Nel senso che quando io mi sono messa a, a studiare, a cercare, no? avevo deciso di occuparmi di questo tema, e quando mi sono messa a cercare che cosa era stato scritto prima... Sono rimasto, come di solito si fa quando si inizia un libro, si va a cercare che cosa è successo prima. E, e, e con mia grande curiosità, anche sorpresa, no? sorpresa, ho trovato che non, non c'era praticamente nulla. Cioè, C'erano sì, sì, alcuni lavori su fratelli e sorelle, c'erano alcune cose pochissime, lavori psicoanalitici, intendo, pochissime cose, ma sul rapporto specifico tra sorelle, che è davvero così particolare non ho trovato niente. Se non un brevissimo articolo eh, di vent'anni fa, scritto da una collega, da una psichiatra e psicoanalista canadese. Che ho trovato in una rivista, anche quella proprio nascosta nel profondo web, quindi non una cosa che si può trovare con facilità. In cui c'erano due o tre frasi che dico: Caspita, ecco, io sono proprio su questa linea d'onda, su questa così, e uso linea d'onda anche perché quando poi l'ho cercata, quando poi il libro è stato pubblicato e ho cercato questa collega per, per dirle, guardi che io. Uh, ho trovato una sorella in lei, no? una sorella diciamo teorica in lei perché non c'è niente su queste riflessioni e lei era felicissima e, eh, perché anche lei ha detto ma io non ho mai capito come mai, come, così come non capivo io, come mai non c'è mai stata una ricerca su questo rapporto così cruciale e che ascoltiamo sempre nelle stanze d'analisi perché eh, quando esiste una sorella, ma anche quando non esiste, perché sono figlie uniche che sognano sorelle, ciò bisogna dirlo, a me è capitato, e una cosa così importante non è mai stata messa, messa a fuoco in maniera, come dire, eh, con, con una certa predilezione per quel tipo di legame. E, eh, e quindi lei mi ha detto una frase molto bella, eh, Pascal De Rosier si chiama questa collega. Mi ha detto, Guardi, mi sento come se avessi messo un piccolo messaggio in una bottiglia, l'avessi adagiata sulle rive del, dell'oceano e fosse arrivata dopo vent'anni da lei. Quindi mi sembrava una bella, mi sembrava anche una bella storia di legame tra, tra analisti, eh, che valeva la pena di raccontare in apertura di questo, di questo nostro incontro. Ehm, allora, dicevo che le occasioni per, di parlare di questa questione della sorella sono state principalmente due. La prima, come ho detto, eh, c'è stato un periodo che continuavo proprio a sentire nella stanza d'analisi questi echi di rapporti sororali che avevano tutta una connotazione, tutta loro. E, ehm, e quindi avevo cominciato proprio un po' a capire se ci fosse una regolarità tra ciò che ascoltavo dai vari, dalle varie persone. Ehm, poi c'è stata, uh, qui una nota, come dire, anche personale, perché poi noi sappiamo che le teorie nascono anche per faccende fortuite e del tutto personali. Una domenica a pranzo le due ragazze, 14, eh, allora avevano eh, 14 e 16 all'epoca, eh, litigano per i soliti futili motivi e allora eh, una dice all'altra sarebbe meglio che tu non fossi nata e la più piccola dice ma figurati ti mancherei anche se non esistessi. Allora, questa frase che mi è sembrata così, che mi ha colpito enormemente, è, ho capito, mi ha fatto capire qualche cosa. Infatti, questa frase ti mancherei anche se non esistessi, dà il titolo a tutto un capitolo del libro. Quindi, da questa frase ho capito questo, questa frase, questa frase ha illuminato diciamo tutte le interrogazioni che io mi stavo facendo. Eh, su questa questione delle sorelle a partire dalla, dalla stanza d'analisi e ho capito che effettivamente una sorella rappresenta un legame strutturale per ogni donna. Questo che lo si voglia o no, che si abbia un buon rapporto o no, che la si abbia o non la si abbia, anche nel caso in cui non c'è una sorella, non esiste fisicamente una sorella. Eh, e poi ci torno su questo perché, ma diciamo che una sorella è qualcosa che mh, eh, rappresenta in un certo senso il rapporto più lungo e significativo con il femminile, sia il nostro che dell'altra, fonda la questione dell'alleanza, perché se sappiamo da Freud che la stanza dei giochi tra fratelli fonda il sociale. Eh, possiamo dire che l'alleanza tra le donne, il femminile, tra le, le, la, la rete tra donne, il patto femminile, ma anche il rapporto tra colleghe, per esempio, che è molto importante, eh, probabilmente trae origine da lì. La cosa che mi sembrava più importante è che con una sorella noi impariamo questo anche con un fratello quindi diciamo sto spostando l'asse dall'asse dall verticale edipico genitori figli a un asse orizzontale sto cominciando a come dire mh, analizzare questo asse orizzontale che non è mai stato messo troppo in luce eh, sì c'è questa cosa di Freud che però diciamo non è stata mai poi portata eh, molto avanti e c'è neanche una di Lacana a cui poi farò riferimento, però diciamo non sono mai state sviluppate secondo me eh, in maniera eh, adeguata, in maniera anche che ci serva nella clinica. Io ho cercato di fare un lavoro che serva nella clinica anche sostanzialmente. Allora, mh, in questo asse cartesiano orizzontale, che mi pareva particolarmente importante, perché forse se vi ricordate l'altro intervento che ho fatto. Eh, per la casa della psicanalisi di Torino l'anno scorso mi pare o due anni fa ma forse l'anno scorso ehm, avevo messo in luce anche come i legami dei ehm, genitori figli fossero, fossero oggi attraversate da una particolare crisi da una particolare ehm, ferocità nel senso che ehm, è una un disturbo, sono disturbati questi rapporti tra, tra, tra genitori e figli, sono disturbati nel senso del narcisismo, nel senso della dipendenza, nel senso di qualche cosa che anche lì eh, sentivo continuamente in analisi di soggetti che si dibattevano dentro una dipendenza, che non riuscivano mai a... chiaro che siamo tutti dipendenti, e restiamo anche un po' tutti dipendenti, ma... Mi pare, di vedere, mi, pareva di vedere, mi pare di vedere che mh, molta dipendenza che poteva essere in qualche modo elaborata non, eh, non, non appartenga a un'epoca in cui l'elaborazione sia così eh, agevole e agevolata. E allora, mh, per tornare a questo asse orizzontale, questo asse orizzontale è importantissimo perché fonda l'alleanza sociale, quindi fonda in qualche modo il mondo. Con un so fratello e una sorella, in questo caso tutti e due, noi impariamo, soprattutto però una sorella in un certo senso, noi impariamo a far coesistere la differenza e l'uguaglianza, perché l'uguaglianza, insomma, siamo tutte e due, apparteniamo tutte e due al genere femminile, ma siamo anche molto differenti, ma fare coincidere differenza e uguaglianza, coesistere differenza e uguaglianza significa anche trovare un punto di tolleranza e negoziazione, quindi un punto che serve alla polis e quindi se pensiamo che ogni progetto umanizzante si fonda su questa su questi due assi cartesiani, no? proprio differenza e uguaglianza, allora mi pare che ci sia altro che da indagare no? su questo rapporto tra sorelle, in un momento soprattutto in cui la polis è quella attraversata addirittura già in questi giorni anche da venti di guerra, no? visto che c'è stata questa dichiarazione, come dire, eh, un po' improvvida in cui è sfuggito questo significante terza guerra mondiale no? che ha. Come dire, raggelato il cuore di tutti quanti. Scusate se faccio questi riferimenti anche all'attualità, ma io sono profondamente convinta che lo psicanalista debba anche avere un occhio fuori dal suo studio, anche per poter aiutare chi è dentro il suo studio. Ehm. Um, quindi allora, questo asse orizzontale io ho cercato di fondarlo da subito come un asse autonomo da quello verticale genitoriale. Che cosa vuol dire autonomo? Vuol dire che non è, ehm, come dire, non, non è ha una sua vita, ha una sua vita che deve essere indipendente. Adesso ci arrivo sul, sulla questione. Allora, innanzitutto ritorno sulla questione sorella-sorella, che ha dinamiche un po' tutte sue rispetto al resto della fratria, forse perché proprio implica il femminile, quindi un doppio femminile, no? e, e quindi un, un qualcosa di molto perturbante anche, no? già il, fe il femminile è perturbante, insomma il doppio femminile è molto perturbante, quindi questo potrebbe essere uno dei motivi per cui ci si è tenuti un po' lontani dall'analisi di questo rapporto sorella-sorella. E in effetti, insomma, mettere un po' le mani in un ginepraio simile eh, di ra del rapporto di due donne che crescono insieme eh, insomma, è complicato anche perché a queste due donne viene chiesto il costante riferimento alla madre. E qua io mi sono domandata mai così fondamentale il riferimento alla madre nel rapporto sororale? E poi durante tutto il libro ho cercato di rispondere a questa domanda. E due donne che devono districcarsi tra i fili dell'identificazione. In cui c'è tutto uno specchio deformante della proiezione, eh, in cui c'è la questione dell'invidia, dell'odio, cioè tutto il, il menu che conosciamo bene. Quindi, ehm, eh, diciamo che oltretutto, appunto, pensare al confrontarsi con una sorella è anche un interrogativo sulla femminilità di ciascuna, quindi è un cammino. Sul quale a volte si è unite, a volte si è rivali. Comunque è una palestra straordinaria avere una sorella, perché, come sappiamo, nessuna è mai sicura di essere femminile, no? cioè diventare donna ha qualcosa dell'impossibile. Quindi, tanto più è importante occuparsi della questione della sorella. Poi, evidentemente è chiaro che per, perché un analista si deve occupare di questo? Anche, non è solo una questione di rapporti, di relazioni familiari, ma anche perché il corpo è al centro del legame tra sorelle, così come la sessualità. Quindi le, non solo le sorelle si guardano l'un l'altra, ma si copiano, si rubano, si rubano anche non solo vestiti, trucchi e gioielli, ma a volte proprio anche gli uomini. E qui abbiamo un, faccio un'analisi di questo: sul perché accade questo, che è un'analisi che. Ha permesso anche di comprendere questa stessa cosa che succede tra le amiche c'è cioè quindi qualcosa di talmente forte che lo anticipo un attimo poi ci torno perché succede questo c'è cioè un legame così forte che a volte quando non si riesce a scindere, a separarsi per via normale si ci si separa per via eh, iperbolica no quindi Uh, appunto si porta il legame a una tale mh, come dire coincidenza attraverso il corpo terzo dell'amante per esempio per cui a un certo punto si è costretti a scindersi ma su questo ci torno volevo solo darvi un'anticipazione per farvi capire com'è importante per la psicanalisi occuparsi di questa roba qua uh, allora Torno un attimo sulla questione dell'alleanza, la questione sociale. L'alleanza con, la con la sorella vale esattamente quello che Lacan dice per l'alleanza tra fratelli, cioè è una qualcosa che nasce precocemente, questo lo dice in complessi familiari. Nasce precocemente perché la sua vista, la vista dell'altra, la vista dell'altro per un fratello, la vista dell'altra per una sorella, è già fonte di un riconoscimento, una sorta di preludio a, appunto a un patto sociale futuro ehm, allora ciò è di capitale importanza per vari motivi innanzitutto perché ci mh, racconta con più precisione ancora, con più in maniera proprio analitica che la forma dei legami sociali nasce in famiglia questo, questo credo che sia proprio un po' tutto il senso anche di complessi familiari di Lacan e la, anche la rilettura sulla tra le sorelle lo dimostra. E l'altra questione, quella che a me sta a, cuore, sta a cuore, cioè che il legame con la sorella è qualcosa di originario, cioè non è mediato dalla presentazione della sorellina che la madre offre alla maggiore. No? La sorellina arriva, la madre presenta la sorellina alla maggiore. Ehm, questa importanza della relazione con la sorella è stata, eh, questo lo dice anche la eh, collega Pascal de Rosier, è stata occultata a favore di quella con la madre, immaginando che la sorella sia il dono della madre all'altra figlia. E questo rischia di insinuare la falsa, credenza, la falsa credenza: che il rapporto tra due sorelle non esisterebbe senza mediazione materna. Questo naturalmente. Non è vero, beh, basta guardare, insomma, la questione della, o, del, delle orfane, anche se è chiaro che poi il legame tra orfane potrebbe essere pensato a partire da una madre che non c'è. Però io vorrei invece sostenere l'altra tesi: cioè il rapporto tra sorelle esiste anche senza relazione materna. Ehm, perché? Anche perché una sorella come ho visto succedere in, spesso in analisi, può assumere il posto di terza, favorendo una sorta di presa di distanza di entrambe le figlie dagli abissi della dualità con la madre, soprattutto laddove si ponga una relazione in cui c'è un'eccessiva dipendenza tra madre e figlia. Quindi la sorella può funzionare, mi spingo un po' più in là, anche da principio liberatore, perché? Perché? Perché la relazione sororale non è fondata sul ricordo di una dipendenza antica e totale, come invece avviene per ogni essere umano con la madre. Eh? Quindi la relazione sororale nasce, per così dire, più civilizzata, no? anche se ovviamente regressioni e deviazioni intervengono sempre, come si vede anche dalle varie storie che racconto nel centro del libro, nel capitolo centrale del libro, che eh, intanto rileggo appunto la vicenda tra, ehm, tra Virginia Woolf e Vanessa Bell, sua sorella, quindi riletta tutta un'altra lettura che non, è, che non è stata data no, di questo rapporto e della relazione eh, di, di, di entrambe con il marito di Vanessa, con Clive Bell. Eh, rileggo la relazione tra la moglie del Marchese de Sade e la cognata che era amata e, e riamava il Marchese. Rileggo eh, le questioni delle gemelle, rileggo anche la questione delle sorelle Papin in una maniera un po' diversa dal, dalla, soli, dalla classica lettura che ne è stata data, con quei casi letti e riletti, che però secondo me possono appunto, sempre presentare delle nuove, quindi sono regressioni, deviazioni del cioè rapporto tra sorelle che possono intervenire sempre, però che, eh, come dire, mh, quindi anche di, di, di dipendenza pura, no? del doppio, le gemelle, cioè questa storia delle gemelle Gibbons che è piuttosto perturbante, eh, cioè, però eh, proprio diciamo, a partire anche da queste deviazioni noi possiamo capire che questo rapporto con la sorella mh, non è, è, è diciamo, una deviazione, ma non è fondato sul ricordo di una dipendenza antica e totale come quella della madre. Quindi la funzione della sorella è anche quella di calmierare le pretese materne, no? se si ha una madre particolarmente invasiva si è meno sole, si è meno esposte. E ehm, la sorella aiuta anche a superare le inevitabili frustrazioni nella relazione con la madre, poi torneremo anche sulla questione del ravage. Quindi una sorella è già iscritta in ciascuna di noi, anche quando non c'è, la si ricerca nell'amica, i sogni delle figlie uniche sono popolati da sorelle, c'è sempre una cugina nella parentela che fa la funzione un po'... Da sorella, ma la cosa interessante è che la sorella è un'intrusa che libera è una, e offre una figura di identificazione alternativa e più sottile. Ciò detto, è chiaro che la classica gara per la madre non possiamo che pensarla non come un dato fondante, fondativo, ma come una deviazione, una deviazione che è evitabile. Non è inevitabile, questo lo voglio veramente ribadire, perché mh, questa gara per la madre invece dà origine a una denigrazione, a un disprezzo, a una ostilità per la sorella. E in questo quell'articolo che citavo in apertura della psichiatra e psicanalista canadese Pascal De Rosier ehm, mi è stato di un conforto su questo. Pensiero che era piuttosto diciamo inconsueto. E mh, quando la Pascal de Rosier dice che la madre attrae a sé la più piccola, spesso escludendo la maggiore dal rapporto con la sorellina. Ora, questa è una cosa che si vede in moltissime analisi di prime figlie. Eh, rispetto alla, alla secondogenita eh, alla sorella secondogenita allora quindi eh, cosa dice? qui cito precisamente l'articolo della De Rosier dice il risultato più comune è quello di sostituire il desiderio di intimità verso una sorella con la competizione per la madre l'esame di questa competizione potrebbe quindi rivelare un sentimento di abbandono della e dalla sorella. Mm? E continua: la competizione per la madre, invece, può dare origine a una denigrazione, a un deprezzamento dei sentimenti per la sorella. Legame, invece, che serve perché la separazione dalla madre e l'individuazione di sé può essere facilitata da una presenza, dalla presenza di una sorella. E, e dice ancora, l'esperienza di vicinanza e di identificazione con una sorella può diminuire l'impatto delle inevitabili frustrazioni della relazione con la madre. Allora, questo è, secondo me è un punto molto importante, è un punto molto importante ed è anche una leva per le nostre analisi. Eh, L'altro giorno ero a Brescia, al Palazzo Loggia a parlare di questo libro e a un certo punto un signore dice "Ma io allora devo rif dovrei rifare la mia analisi, i miei vent'anni di analisi, perché effettivamente mi sono dibattuto per vent'anni sulla questione della madre. Io ho una sorella a cui ero molto, molto legato. Se avessi capito che quella poteva essere un'alternativa, se, pote se capivo che, che lì quel rapporto andava valorizzato, forse mi sarei risparmiato anche molte sofferenze. Allora io penso che. Um, avere una sorella in analisi, cioè una sorella che parla della sua sorella, può essere effettivamente un punto um, es da esplorare quantomeno. Ecco. Perché? Perché per esempio è chiaro che il ravage con la madre esiste e ha una funzione fondamentale. Il ravage, io lo sottolineo, è benefico, non è... Un male necessario cioè non è un, sì, è un male necessario ma non è un male necessario è un bene necessario eh? perché perché attraverso il ravage la figlia può separarsi dalla madre quando invece non si può separare siamo in pieno plus materno quindi questo lo dico perché qualcuno ha detto ma sì ma tu hai, hai parlato di plus materno ma in fondo è un po il ravage no il plus materno è esattamente quando la funzione benefica del ravage fallisce, cioè quando non c'è la separazione dalla madre, quando non c'è la quota d'odio, ma tutto è idealizzato in una forma di amore ehm, che poi diventa dipendenza. Ora, quindi il ravage esiste con la madre perché appunto ci si possa separare da lei, no? Ma... Non c'è alcuna necessità esistenziale di separarsi da una sorella. Quindi, separarsi da una sorella è solo un impoverimento della vita. E quindi diciamo che, nel confronto con la madre, eh, se la, la bambina che è in una posizione impotente può giovarsi in qualche modo dell'appoggio di una sorella per rendere questo potere materno meno forte nella suo, nel suo lato distruttivo. Eh. Quindi un'altra cosa importante, essere competitive per la madre non serve a diventare donne, anzi serve a res farci restare bambine invidiose. Eh. Quindi l'invidia ha una radice. In un punto, l'invidia femminile ha una radice in un punto che potrebbe come dire, essere ehm, come dire, identificato in questa impropria e nociva gara per la madre, che non è iscritta. Perché mi ricollego a Lacan, Lacan quando nei complessi familiari riprende anche l'occhio diciamo invidioso di eh, Sant'Agostino. Subito dopo parla del fatto che riconosce nell'altro che succhia un uguale gorgo abissale da cui lui stesso è uscito. Quindi, riconosce l'abisso dell'altro e teme di rientrare anche lui, via, fratello, via fratellino, in quel gorgo abissale da cui lui è Attraverso lo svezzamento è uscito. Questo è un punto, secondo me, cruciale che non è stato mai abbastanza messo in luce. Questo insomma, da, dal canto mio, ovviamente, no? è quello che penso io. Um, quindi quando le madri mi chiedono che cosa fare con le sorelle, io insomma, spesso dico di non intervenire nelle loro liti, no? perché è chiaro che intanto innanzitutto un genitore non è mai imparziale, possiamo anche archiviarlo come dato di fatto, no? nessun genitore, eh, per nessun genitore i figli sono uguali, e quindi il modo in cui interviene è chiaro che come dire, rileva una certa parzialità, ma poi è meglio appunto fare un passo indietro, e lasciandole fare, lasciandole, tr fare, lasciandole tr trovare loro un punto di equilibrio tra la tolleranza e il desiderio. Allora, che cosa succede quando c'è una ehm, rivalità per un uomo? La rivalità per un uomo è una sorta di metonimia nella mia lettura, cioè è un eccesso di rivalità in cui la madre di cui la madre è stata al perno e eh, che come dire scivola nella rivalità per un altro corpo un'altra eh, figura che è quella dell'uomo questo credo che tutti noi abbiamo avuto almeno un caso no in cui abbiamo avuto una rivalità per un uomo tra sorelle o anche tra amiche che quando l'amicizia è molto stretta si può anche un po leggere, non, non è completamente sovrapponibile, però c'è una pista. Allora, ehm, qui è, è interessante perché mi sono accorta cercando materiale sulle sorelle che questo punto è centrale in tutte le narrazioni, soprattutto le narrazioni popolari. Cioè, mentre nella teoria, nella, nei saggi, nelle teorie non c'è assolutamente come dire accenno a questo invece l'argomento è consegnato alle narrazioni popolari a riprova del fatto che il tema tocca molte donne noi possiamo dire no vabbè le serie che schifo no vabbè i romanzetti che schifo ma ciò detto questa, questo schifo può riguardare diciamo la forma no? la forma estetica di una in cui viene trattato la superficialità in cui viene trattato un tema ma il tema è lì in tutte le salse, è possibile che non l'abbiamo visto. Allora, la mia lettura è che vi ho un po' anticipato prima, è questa, che la rivalità per un uomo, argomento spinosissimo, nasce da una prossimità pulsionale particolarmente forte tra due sorelle. O tra due amiche sorelle. I casi di Virginia Woolf e Vanessa Bell delle sorelle Delaunay, che è appunto una delle quali ha sposato Dessal, e i casi delle gemelle Gibbons, secondo me sono lì a dimostrare questa, questa cosa. Sono casi anche molto anche piacevoli da leggere. Quindi magari vi rimando direttamente al libro. Allora, che cosa ipotizzo in, queste, in tutti questi casi? Ipotizzo Supportata dalla clinica, che quando due sorelle condividono un partner, il loro desiderio inconscio non è tanto per l'uomo quanto per la sorella. È così che si produce quello che chiameremo un incesto vicario: cioè quello che okay, ho cercato di definire incesto vicario, cioè un incontro erotico tra le due mediate da un corpo terzo. Qui mh, ho degli antecedenti, eh. ho degli antecedenti, per esempio. Uh, non, non parla di incesto vicario, ma parla di incesto di secondo grado. La uh, brillantissima allieva di Claude Lévi-Strauss, François Héritier, uh, in cui dice lei, dice: lei parla di incesto di secondo tipo, ma lei dice che la radice di ogni incesto è nella impropria circolazione dei fluidi da un corpo all'altro. E porta degli esempi in antropologia. Eh, per esempio lei porta due etnie, una, che sono, una sono i Samo e l'altra sono i Baolè, allora i Samo eh, quando due, diciamo, due donne della stessa famiglia hanno in, un incontro eh, sessuale via terzo, cioè condividono un uomo, Uh, fanno portare un braccialetto speciale di fili di cuoio e, cuoio e ferro intrecciati, perché questo braccialetto segnala alla comunità che il loro rapporto di, di, di consanguinità è stato rotto, cioè c'è stata una scissione della parentela, cioè due sorelle che condividono un uomo, una madre e una figlia che condividono un uomo, questi sono casi che. Personalmente, io ho anche incontrato nella mia clinica eh, anche, se, anche quello di secondo tipo, madre e figlia. Eh, cosa succede per l'etnia le, le, Samo? Il rapporto di consing, consanguineità è stato rotto: cioè, la, la condivisione di un, di un uomo, di un corpo terzo, ha portato alla scissione della parentela. Questo è, credo che sia un punto. Importantissimo. La, il secondo caso, quello di Baolè, le due persone no, che sono state toccate da questo incesto di secondo tipo, che io chiamo incesto vicario, ehm, sono obbligate a colpirsi l'un l'altra nude con la metà di un capretto. E il senso di questo è che come si divide: il corpo dell'animale sacrificale così sci si scinde la loro parentela naturale per poterle reintegrare nel gruppo questo è un punto anche questo scusate un secondo cani che se no mi grattano la porta eh, anche questo è un punto mh, secondo me fondamentale no quindi eh, si scinde qualcosa di sociale, si scinde la parentela. E poi c'è un'altra testimonianza di un collega che rilegge la Bibbia e in cui dice appunto che un collega francese che rilegge la Bibbia, lo trovate nel, nel libro e anche lui, addirittura, lui eh, rilegge la Bibbia in un modo per cui la sua interpretazione è la seguente, cioè anche l'incesto tra padre e figlia, è eh, riprovevole perché, perché attraverso il padre la figlia tocca qualcosa della madre. Eh? Così, eh, così, per esempio, viene riletto anche L'Edipo: no? L'Edipo è riprovevole perché attraverso l'incesto l'utero materno viene come dire, condiviso in qualche modo. Uh, a, a, a questi rimandi vi rimando al libro perché vi trovate tutto: tutte le, le, le fonti, le citazioni. Allora, che cosa succede? Che cosa ho visto io? Che la, la cornice ideale dell'incesto vicario è la famiglia chiusa. Anche nei casi che ho trattato, di madre e figlia che condividevano un uomo, di due sorelle che condividevano un uomo. Non parlo di cose così estemporanee, parlo, parlo anche di relazioni lunghe. Ehm, hanno una radice comune, cioè la famiglia claustrofilica, quella che io ho chiamato claustrofilica in un libro del 2016. Quindi, la famiglia claustrofilica è la famiglia in cui la famiglia è l'unico orizzonte del mondo. Eh? Um, per esempio, prendiamo il caso più semplice, che è anche più chiaro, con meno ramificazioni, quello dell'incesto dell vicario che io ho identificato tra Virginia Woolf e sua sorella Vanessa Bell. Um, Virginia era ossessionata da Vanessa. E a un certo punto c'è una lettera di Vanessa in cui Vanessa scrive a sua sorella, Chi legge le tue lettere crederà che tra di noi ci sia una relazione incestuosa. E in effetti è proprio questa sorta di incesto per procura, perché Vanessa, eh, diciamo, Vanessa si è interessata a un unico uomo, non al marito del quale diceva che non... Mh, che non provava per lui nessun interesse diciamo, erotico, ma si è interessata a Clive Bell. Allora, eh, qualcuno ha interpretato che Clive Bell fosse per Virginia una sopravvivenza del fratello morto di Toby. Eh, in realtà Clive eh, credo che sia proprio come dire, la possibilità per Virginia di penetrare Vanessa attraverso la relazione con Clive, cioè l'uomo, il corpo dell'uomo, come la possibilità di avere un contatto stretto con, eh, con, la, con la sorella. Mm, in effetti la famiglia chiusa è proprio l'orizzonte di Virginia e Vanessa. Eh, per esempio, Virginia non voleva che Vanessa si sposasse perché voleva rimanere loro tre fratelli, tre fratelli superstiti tutti insieme, vivere insieme. Eh, ma persino anche il gruppo di intellettuali di Bloomsbury eh, era in realtà la loro famiglia allargata perché i membri erano tutti compagni di college di Toby, del fratello. Mh e Tra cui c'era anche appunto Leonard Wolff, che poi diventerà il marito di, di Virginia. Quindi tutto sta in questa famiglia un po' chiusa. Quindi, lì, mh, e, e per quel che riguarda, per esempio, la, la vicenda delle, delle Luné, delle Desad, diciamo così, della, sorella, della moglie di Desad e della cognata di Desad. E lì è stato, hanno messo in atto questo incesto vicario, quindi da condivisione del Marchese de Sade, che ricordiamoci, un uomo estremamente affascinante, anche la suocera che poi lo, lo fece tenere in prigione tutta la vita, era assolutamente affascinata da lui. Era, le sue prime manifestazioni per quest'uomo erano di, di grande amore per questo uomo, quest uomo. Quindi, queste due. Poi dopo diventa la sua grande nemica, no? quando sa che appunto eh, la, la figlia più piccola è innamorata, ricambiata da Desant, perché sembra che Dessant si sia, sia stato anche almeno per una volta nella vita innamorato, perché ci sono state delle nuove lettere che in Francia si sono scoperte, in cui Desand stava per togliersi la vita a causa della eh, di sua cognata, della sua giovane cognata. Dunque, diciamo che a un certo punto le due sorelle fanno una specie di alleanza, la moglie sapeva della relazione tra eh, sua sorella e suo marito, perché alleandosi tra di loro e alleandosi con SAD speravano di evitare la sottomissione a questa terribile madre, la presidentessa del Tribunale di Montreuil. È una donna astuta che riusciva a piegare la legge anche al suo capriccio e che, alla fine, distrusse la vita di tutti. Alla fine. Quindi, ehm, possiamo dire che, dal punto di vista teorico, il motivo più profondo dell'incesto vicario è che attraverso di esso non si rinuncia all'attaccamento estremo dell'una per l'altra. Perché? E questo per evitare una normale sofferenza per la separazione, se ne genera una assolutamente fuori misura. Allora, qui c'è il tema della omosessualità tra sorelle, L omosessualità naturalmente fantasmatica. No? Non è necessario che ci sia del del reale, perché l'incesto vicario è sufficientemente reale, c'è cioè, cioè sufficiente corpo, c'è cioè sufficiente sesso. Perché dico questo? Perché eh, attraverso l'incesto vicario, attraverso l'amore fisico con uno stesso partner, le sorelle non solo realizzano la loro inconscia unione incestuosa, ma arrivano a conoscere ciò che sarebbe un sapere precluso. Per esempio, un sapere sull'intimità sessuale dell'altra. Questo è veramente importante perché ehm, adesso mi vengono in mente delle frasi no, di, 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 di persone in analisi, chissà se con lei usa la stessa nostra posizione. Anche questa è una frase che. Eh, di, una, di una di queste donne che era implicata in questo incesto vicario. No? Quindi, come dire, e, e sai qualcosa dell'intimità dell'altra, no? scopri e immagini con un grado di approssimazione molto alto, come tua sorella nell'Eros o tua madre. O tua figlia, perché questo vale anche nel caso di questo, questa traccia sulle sorelle, vale anche nel caso in cui madre e figlia non tengono le loro posizioni simboliche, sono in un rapporto fusionale, si comportano come amiche, e quindi, appunto, c'è una posizione impropria della madre rispetto alla figlia, della figlia rispetto alla madre, e accadono poi queste cose. Quindi, ehm, appunto, succede che Uh, puoi immaginare, puoi scoprire con un certo grado di approssimazione com'è tua sorella nell'eros. Cioè non è o oh tua madre, non è una cosa, non è tra le cose che ci si aspetta di conoscere nella vita, è una cosa su cui si fantasmizza, Però se c'è un partner comune che, come dire, probabilmente si comporta con entrambe e chiede ad entrambe magari le stesse cose, è, è, no? è, è chiaro che si, si va un po' di più a un po' più in là del semplice fantasma. In realtà c'è un incontro fantasmatico con la genitali genitalità dell'altra, via, come dire, pensieri e esperienze nel reale. Quindi l'uomo, in questo caso, non fa che prestare il corpo, il suo corpo, affinché questo rapporto incestuale tra le due possa diventare incestuoso. Eh? E questo anche, appunto, ripeto, tra madre e figlio. Quindi l'uomo condiviso da due sorelle occupa un posto di oggetto vicario attraverso cui realizzare anche sul piano del corpo quella unione fisica in cui le due donne erano già immerse. Egli è una sorta di oggetto magico che permette il loro incontro omosessuale e incestuoso. Questo per esempio è il destino funzionale di Clive Bell tra le due sorelle Vanessa e Virginia. Quindi l'omosessualità latente tra le sorelle, che l'incesto vicario mette bene in luce, è una pista anche per pensare al più comune furto del partner alla o della migliore amica. Allora, um, questa questione del furto del partner della o dalla... Um, da parte di, o come, quindi, come, come agenti o come, eh, o come subenti no? della, della migliore amica, è importante perché, pur non essendo, non possiamo caratterizzarlo da, come incestuoso, perché manca la, conse, la, consanguine, la consanguineità, ma dal punto di vista simbolico è animato da quegli stessi movimenti sotterranei all'opera tra le sorelle, cioè una omosessualità latente. È l'urgenza di un taglio netto che non si sa come operare se non portando agli estremi questa unione, quindi scambiandosi, prendendosi il partner dell'altra, perché sì, possiamo dire no, la gelosia, ma dove si fonda la gelosia e l'invidia? Possiamo continuare a parlare di gelosia e di invidia tra donne senza sapere da dove nasce, eh? senza sapere da dove nasce dal punto di vista nostro analitico, poi c'è chi, se, come dire, a qualcuno basterà anche parlare di invidia e gelosia, ma a noi analisti... Ovviamente non basta tanto, no? soprattutto tra le donne. Quindi rubare il fidanzato o amica può raccontare di un fantasma omosessuale altrettanto intenso che tra sorelle, che a un certo punto non si regge più. Eh? Quindi omosessualità vicaria, che è un termine che ho introdotto, e, e che appunto ci fa capire come c'è questa unione eccessiva per separarsi, è una soluzione estrema quando è possibile la separazione in maniera, diciamo, alte, in, in un'altra maniera. Allora, eh, qui controllo l'orologio, quindi diciamo che tutta la questione della gemellarità, la rimando, la coppia gemellare è fantastica, eh, la rimando però al, al libro, cioè tutta la questione del doppelganger, no, del doppio viandante, otto rank che ha... Eh, che sottolinea come il doppio da un lato attacca il soggetto, gli appare a sproposito, cerca di farlo fallire, dall'altro arriva per realizzare ciò che il soggetto non ha il coraggio di compiere. No? C'è anche stato un film famoso di, eh, di Kurosawa, no? Dopo il Gang. Allora, questa questione, mh, voglio solo citare di questa questione eh, della, della gemellarità. un libro, Un libro di Pressburger, I Due Gemelli e un, e un altro libro di Michel Tournier, Le Meteore, che è stato anche tradotto in italiano molto molto bello, una scrittura mh, altissima, bellissima, questo, è, questo, questo di Michel Tournier è veramente interessantissimo e a un certo punto per farvi capire qual è la radice comune anche della gemellarità, come mh, quando la gemellarità va oltre l'avere un fratello che ci somiglia, ma diventa veramente il tuo doppio, diventa veramente questa cosa, come dire, da cui non puoi prescindere, i gemelli inventano una lingua tutta loro che non capisce nessuno, cioè tutte tematiche analizzate nel libro, perché sono il gemello, è, diciamo, l'estremità estre, della sorella, no? della sorellanza o della fratria, però è molto interessante per farci capire anche la... La quotidianità della fratteria e della gemellarità. Allora c'è una frase che vi voglio però leggere e che ci dà l'idea di dove nasce tutto. E Michel Tournier, che è uno un scrittore finissimo francese, implicato anche lui per la psicanalisi. Secondo me, non, non, ho, non ho notizie certe su questo, ma sono certa avendo letto questo libro, Le Meteore. Allora dice tutto quanto li allontana, parla dei gemelli, tutto quanto li allontana lì c'è un gemello che segue l'altro fino alla morte, insomma, una, una storia veramente struggente. Tutto quanto li allontana uno dall'altro, li allontana dalla madre. Questo è un punto chiave perché l'indissolubilità mortifera dei gemelli, è, quando è mortifera naturalmente, è una variante, uno scivolamento, una metonimia per contagio della simbiosi materna. I casi delle papenne, e i casi, uno delle papenne e l'altro delle gibbons, è, sono. Interessanti per molte ragioni, ma anche per un, un altro punto teorico che voglio illuminare qui, e cioè che è la più forte delle due sorelle gemelle. Le papelle sono sorelle, ma in realtà bisogna, per capirci qualcosa bisogna trattarle come gemelle, anche perché, come dire, senza alcuna premeditazione fanno questo delitto all'unisono. Quindi, insomma, c'è qualcosa di una eh, comunicazione inconscia di tipo gemellare, no? Allora, eh, i casi delle e i casi delle, delle Gibbons, ci mostrano una cosa importantissima dal punto di vista teorico, secondo me, e cioè che è la più forte, perché c'è sempre uno più forte dei due, no? La più forte è quella che regge meno la separazione, è quella che si innabissa maggiormente, è quella che alla fine muore. Perché? Perché paradossalmente nella loro simbiosi chi sembra, chi sembra dominare in realtà è la più dipendente dall'altra. Questo lo vediamo anche nei casi di simbiosi fuori dal rapporto di sorellanza. Per esempio la madre è più dipendente dal bambino oggi, tra l'altro storicamente più che mai. Piuttosto che il contrario, perché il piccolo ha più risorse, essendo destinato al mondo. Poi, appunto, anche questo viene molto perturbato nella nostra eh, contemporaneità. Allora, l'ultimo punto su cui voglio mettere l'attenzione, poi mh, chiudo così possiamo avere una discussione è la questione della, come dire, di una sorta di riprovare a pensare alle reti femminili a partire dalla questione della sorella. Cioè la sorellanza delle reti femminili, femministe, io ho una certa età, ho ne ho attraversate parecchie, adesso quindi è sparito tutto, vediamo, scusate un attimo. Siamo sempre collegati, sì, siamo collegati. Semplicemente era, il mio schermo era diventato allora in queste reti femministe, eh, che, in cui ci si chiama sorelle, in realtà non c'è niente del rapporto sororale, se non dei rapporti sororali, come dire, contagiati dalla simbiosi materna, e infatti tutti i drammi che si svolgono in queste, in queste. In, in que luoghi sono, hanno tutti questo tipo di dramma quindi sarebbe interessante vedere come eh, puntare <coughs> eh, al posto dell'identificazione con la madre con il suo marco in, marchio impossibile no che Steva l'ha spiegato in lungo e in largo che eh, diciamo in, identificarsi alla madre è un impossibile quindi sarebbe forse più opportuno pon, puntare su quell'alleanza che si sviluppa con un, nel rapporto con una sorella che no, se quando non è ingombrato da modalità di funzionamento di tipo materno. Quindi anche le sorelle politiche, cioè quelle che dovrebbero appartenere alla polis, eh, possono diventare figure di attaccamento simbiotico più che di alleanza e questo è quello che accade. Ora, la sorellanza ha forse il compito di essere più forti della dipendenza alla madre, che è la culla e la matrice di ogni dipendenza, come sappiamo benissimo noi analisti. Quindi, mh, diciamo che. Quando le relazioni tra sorelle sono senza respiro, come la Vanessa e Virginia, le gemelle Gibbons, le sorelle Papen, mimano l'attaccamento morboso alla madre e come quello generano una dipendenza mortifera. Quindi il corpo della sorella diventa il surrogato di quella della madre con cui stabilire una unione primitiva. Al contrario, pensare che il legame tra sorelle sia originario può liberarlo dalla competizione per l'approvazione materna. Allora, qui volevo poi saltare tutta la questione della vittima, del carnefice che ci porterebbe via il matricidio, il femminicidio, che ci, mette, ci porterebbe veramente un po' troppo lontano e vorrei... Eh, Chiudere proprio su questo punto, no? cioè sul punto in cui il, diciamo, la, la, la sorellanza è importante perché ci fa anche io solo attraverso questo, studiare, studiare le, dopo aver studiato le sorelle, che ho capito quanto effettivamente ehm, il, il mancare il Ravage quanto effettivamente il plus materno di cui ho scritto tanto sia alla fine sovrapponibile alla, eh, a, al perdere, al, non al perdere, proprio al mancare questo appuntamento fondamentale con il ravage. Perché nel ravage abbiamo questa quota di odio che permette alla coppia madre figlia di funzionare in un certo modo e alla coppia sorella sorella di poter funzionare anche lì in un certo modo se questa cosa invece non c'è si entra nel plus materno che è un dramma sia per il rapporto madre figlia che per il rapporto sorella sorella mi fermerei qui e rimandando per tutti gli altri temi direttamente al testo e, e quindi niente mi fermo qua grazie grazie mille dottoressa Pigozzi per questa preziosa ehm, esposizione e anche per gli approfondimenti eh, non so lascerei la parola ecco a giancarlo gramaglia che alza la mano che vuole per intervenire orca poi a faus piemontese si dice e... cioè io non so bene ma e... E la stessa sensazione che ho avuto quando ho letto il libro, tra l'altro anche un po' di fretta, che guardate che siamo di fronte, abbiamo sentito oggi delle cose che se poi ehm, ci riflettiamo per qualche anno, mh, arriviamo a certi punti nodali. Eh? e... e mh, Ogni, ogni, eh, ogni passaggio che, che, ha messo, che, che ha messo lì la Pigozzi è fondamentale. Ma ehm, è, è davvero, poi uno dice: Vabbè, sì, sti psicanalisti, eh, eh. Io ho finito. Un, un, poi, a un certo punto, ho, ho pensato che ci fosse un complesso. Non so se l'hai mai pensato, il complesso. Pleiadico